Cari amici di Dialoghi Interiori, benvenuti. Io e l'avvocato Antonella Liguori intervistiamo per voi oggi il dottor Danilo Vittoria, psicologo, psicoterapeuta e giudice onorario al Tribunale per i minorenni di Napoli da 20 anni. Giudice, grazie per essere qui con noi. Buonasera, anzi grazie a voi per avermi dato questa possibilità. Però 20 anni sono tanti, un po' di meno, diciamo. 17. Esatto. Mi sono fatta due conti con la nostra conoscenza, sono 17 anni precisi, quasi Esatto. maggiorenne, Esatto. maggiorenne, giudice Vittoria, sì. Allora, io la ringrazio molto per la sua presenza e testimonianza perché è importante per le persone che ci seguono vedere con i propri occhi e sentire con le proprie orecchie che esponenti della giustizia conoscano la problematica della violenza psicologica nella sua complessità. C'è molta sfiducia oggi, ahimè, nei confronti della giustizia. Giudice, chi può dare impulso o vita al processo innanzi al Tribunale per i minorenni? Allora, solitamente la tipologia di processi che noi affrontiamo, io mi occupo di civile, quindi di tutela del minore rispetto alle situazioni di pregiudizio in cui il minore si può venire a trovare, l'impulso può venire o dalla procura minorile, e questa diciamo che è la tipologia più tipica di processo che noi affrontiamo, nel senso che la procura minorile viene allertata, viene notiziata tendenzialmente da qualche altra istituzione che può essere pubblica o parapubblica, diciamo così. Quindi facciamo il caso dei servizi sociali, facciamo il caso della scuola, facciamo il caso di un centro antiviolenza, ipoteticamente, no? E quindi una volta che è stata allertata, avvia la sua indagine come qualsiasi altro tipo di procura. Dopodiché, una volta che il pubblico ministero minorile ha terminato la sua fase di indagine, a quel punto, come nel normalissimo processo, diverso da quello minorile, decide se derubricare la sua procedura oppure se avviare un ricorso al Tribunale per i minorenni. In quel caso a noi tribunale arriva appunto il ricorso del pubblico ministero e viene istruito il fascicolo e inizia la procedura. E questa è, diciamo così, la procedura che nasce su impulso appunto del pubblico ministero. Chiaramente poi esiste anche la procedura che nasce perché c'è un'istanza di parte, quindi il singolo cittadino ritiene che il minore è in una situazione di pregiudizio, e questo lo può ritenere il genitore, entrambi i genitori, un parente vicino al genitore in qualche modo, e si rivolge appunto a voi, ad un legale, che presenta una domanda, al Tribunale per i minorenni. Chiaramente in quel caso, diciamo, la procedura ha un elemento di velocità maggiore perché chiaramente non deve passare per l'indagine preliminare del pubblico ministero. Anzi, io credo che da questo punto di vista l'avvocato Liguori ci può dare anche più informazioni, perché appunto immagino che si sarà trovata in situazioni in cui appunto è direttamente il cliente, la persona assistita, che si rivolge al legale, e il legale raccoglie quella che è la situazione della persona e presenta a noi un ricorso. Diciamo che il Tribunale per i minorenni di Napoli, lo dico con grande, con onore, perché sono 20 anni che ci lavoro, io 20 anni, il giudice Vittoria 17, io 20, è veramente un fiore all'occhiello, perché si lavora bene, c'è una grandissima solidarietà ed empatia tra magistrati ed avvocati, perché fondamentalmente là siamo tutti nella stessa barca, nell'interesse prevalente e primario del minore stesso. Quando il cliente praticamente viene allo studio e muove dall'esigenza di stabilire quale sia il genitore contro il quale iniziare una procedura, diciamo che io lo scandaglio, così si dice in napoletano, scandagliare, perché molte volte
La parte che si reca dall'avvocato e quindi non ci sta la denuncia fatta al pubblico ministero minorile, che è un interventore ex legge, non c'è piuttosto i servizi sociali o che ne so la scuola, o molte volte, perché questa è una cosa importante, gli stessi pronto soccorsi, perché se un minore si reca più di una volta in un pronto soccorso col braccio praticamente con una slogatura o che ne so con una vertebra incrinata, con qualche ecchimosi che sia diversa da quella diciamo riconducibile ad una caduta accidentale, anche lo stesso presidio di pronto soccorso, quindi col medico che al momento soccorre il minore, può notiziare direttamente il tribunale per i minorenni e delle volte salva delle vite anche cioè, di bambini in fasce. Detto questo, io scandaglio il cliente perché proprio riconducibilmente al concetto di abuso psicologico, siamo tutti protesi a pensare che fin tanto che non vediamo una donna o un bambino con un pacchero subito, quindi con un livido, un'ecchimosi o comunque un effetto fisico che faccia comprendere che ci sia un abuso, nessuno si concentra su quello psicologico. Quindi io chiedo sempre al cliente di farmi una sorta di dossier, sembro quasi, lo ripeto sempre, o un po' gossipara o un po' traseticcia, perché voglio sapere i fatti di tutti per capire realmente cosa stia accadendo, perché poi è molto sottile arrivare al tribunale per i minorenni e non trovare, non nel caso nostro che abbiamo, diciamo, un illustre rappresentante, chi poi non vada oltre quello che effettivamente si vada a chiedere. Perché io se vado a dire mi tratta male, non basta dire mi tratta male, non basta raccontare vivo in sudditanza psicologica, bisogna sviscerare questo concetto per far sì che poi venga istruita la pratica. Il giudice poi ci illustrerà lui qual è la sua funzione, è fondamentale quella dei giudici onorari, ai quali io sarò grata per tutta la vita, perché fanno da filtro rispetto all'istruzione del giudizio, perché arriviamo davanti al collegio, quindi con il giudice togato che istruisce il giudizio, che poi delega ai giudici onorari l'audizione dei minori, nonché anche dei genitori stessi, per stabilire poi se vengono sospesi o decaduti alla responsabilità genitoriale. Ma la funzione più delicata per me è quella dell'ascolto del minore, perché il minore, nella stragrande maggioranza dei casi in cui arriva al tribunale per i minorenni, è, diciamo, uso questa parola, lasciatemela passare, manipolato dal genitore con cui convive o col quale si è relazionato per dire la poesia detta proprio così, e quindi raccontare la versione dei fatti che sia più confacente al genitore che in quel momento è sotto processo. E qui poi il giudice, come ci siamo trovati di recente in una causa, io e il giudice Vittoria, devi andare oltre le apparenze e oltre alle dichiarazioni di un bambino che va dai 4 ai 17 anni. Quindi voglio dire, anche bambini in tenera età che dovranno raccontare il fattariello. Certo, quindi ecco, il giudice onorario cosa si trova a fare proprio concretamente? Allora, diciamo che il giudice onorario svolge formalmente una doppia funzione. Una è quella proprio squisitamente giuridica, cioè fa le veci a livello istruttorio, ci tengo a precisare, del giudice togato, ha la stessa identica funzione. Quello che non ha è il potere di decisione monocratico, che ormai al Tribunale per i minorenni è quasi inesistente, ogni decisione passa tramite i collegi sono formati da due giudici togati e due giudici onorari. Poi chiaramente il giudice onorario in genere interviene anche in base a quella che è poi la sua funzione specifica, ma diciamo che questo lo fa in camera di consiglio, io questo invece tengo sempre a sottolinearlo. Io nel mio caso specifico sono uno psicologo psicoterapeuta, ma non necessariamente tutti i giudici onorari lo sono, ma in genere possono essere assistenti sociali, possono essere medici, quasi sempre medici afferenti all'area pediatrica, no? Però diciamo, ecco, facciamo il caso mio specifico, io non faccio lo psicologo psicoterapeuta nel corso dell'udienza, non è il mio ruolo, io in quel momento ho un ruolo giudicante. Ma sicuramente la mia esperienza, la mia formazione la metto a servizio in quella che è la camera di consiglio, dove in qualche modo contribuisco unitamente al togato a prendere una decisione che si basa anche e soprattutto su elementi che hanno bisogno di una decodifica tecnica che non necessariamente sempre il giudice togato può avere. Ed è un po' questo il motivo per il quale esiste la funzione del giudice onorario all'interno del Tribunale per i minorenni.
Se poi andiamo ad analizzare proprio il ruolo specifico a livello giuridico del giudice onorario, come prima ha perfettamente introdotto l'avvocato Liguri, sì, praticamente la causa davanti al Tribunale per i minorenni inizia con un'udienza collegiale che serve sostanzialmente al collegio a istruire la procedura, a capire di che tipo di udienza istruttoria ci sarà bisogno, chi ascoltare, quando ascoltarlo, come ascoltarlo. Da quel momento, appunto, viene delegato al giudice onorario l'onere dell'istruttoria. Si ascolta il minore, che è obbligatorio ascoltare dal compimento di un'età che in qualche modo lascia intendere che abbia una capacità di discernimento adeguata, e l'ascolto viene fatto in una modalità protetta, che non è necessariamente la modalità protetta, diciamo così, standardizzata con lo specchio unidirezionale, perché non sempre c'è questa opportunità, ma è protetta nel senso che il minore viene ascoltato da solo dal giudice onorario, consentendo ai legali, che possono essere i legali delle parti e tutti quei legali costituiti, di fornire un elenco di domande che vengono formulate al minore, previo chiaramente una valutazione da parte del collegio preliminare. L'istruttoria può passare attraverso una serie di passaggi, che è l'ascolto del minore, sul quale chiaramente poi magari possiamo dedicare un po' più di tempo in termini di approfondimento. C'è l'ascolto dei genitori, ovviamente, c'è l'ascolto dei servizi sociali, l'ascolto della casa famiglia laddove il minore è collocato in casa famiglia, l'ascolto di potenziali risorse parentali laddove si ravvisa la necessità o quantomeno l'evenienza anche di un affidamento temporaneo del minore, nelle more del completamento di quelli che possono essere dei percorsi che vengono prescritti ai genitori. E quando l'istruttoria essenzialmente è conclusa, a quel punto la procedura si chiude e si può chiudere o sempre in istruttoria, sempre previo parere del pubblico ministero su quella che è in qualche modo la decisione che il tribunale vuole prendere, oppure si può chiudere in udienza collegiale, a quel punto direttamente anche alla presenza del pubblico ministero. Non so se sono stato chiaro. Sì, assolutamente. Mi viene in mente l'ascolto di un minore, per esempio. Cioè, bisogna saper davvero leggere tra le righe. Va bene, soprattutto anche con i genitori, ma soprattutto con il minore, quindi, come diceva Antonella prima, cioè cercare di capire se sono stati istruiti da un genitore oppure se sono spontanei. Quindi è una grande responsabilità, e per fortuna che esistono, insomma, giudici onorari, psicologi e psicoterapeuti che conoscono la violenza, perché io sono sempre un po' preoccupata. Arriva il minore, parla, poi se davanti a un qualcuno che magari la violenza psicologica non la conosce e non riesce magari a leggere quella sfumatura, quindi meno male che ci siete, insomma, voi che conoscete la violenza psicologica e la sapete riconoscere più che altro. Sì, io ci tengo a dire una cosa, questo lo dico sia per sottolineare l'importanza di altre figure fondamentali, sia perché è davvero così. È importante il giudice onorario indipendentemente dal fatto se sia uno psicologo o meno, perché comunque il giudice onorario viene scelto sulla base di un curriculum vitae che è specificamente dedicato alla materia minorile. Quindi ho tantissimi colleghi e colleghe che non sono necessariamente psicologi o psicoterapeuti, ma magari sono assistenti sociali oppure sono medici, che devo dire sono ugualmente bravi, perché in genere, ripeto, c'è proprio un excursus di quello che è stato il percorso formativo che porta a nominare il giudice onorario. E secondo me è altrettanto importante, non da meno, anche il ruolo del curatore speciale del minore, che è poi la figura legale che il tribunale nomina per difendere il minore in quella procedura, perché anche il curatore speciale ascolta il minore, ha il diritto dovere di conoscerlo in qualche modo. Venendo alla sua domanda, io parto dal presupposto che il minore è sempre attendibile.
Ora, quell'attendibilità bisogna anche saperla leggere tra le righe, perché a volte, e non capita di rado, il minore è un fiume in piena e davvero racconta tutto, e anche di più di quello che arriva dai ricorsi, diciamo così, che vuoi del pubblico ministero, vuoi della parte. E questo non per colpa del pubblico ministero o della parte, ma perché proprio il minore mette fuori, di più di quel che ci si aspetta. Altre volte sì, si ha la nitida sensazione che in qualche modo il racconto del minore sia assolutamente divergente da quello che è il tenore del ricorso, e allora lì inizia una grande attenzione, che secondo me è di doppia natura, una senz'altro giuridica, una davvero, ecco, psicologica, perché il minore in quel momento subisce l'ennesima violenza. Uno è in qualche modo la violenza dell'istituzionalizzazione del minore, che non è solo l'istituzionalizzazione propriamente intesa perché viene collocato in struttura, ma proprio l'istituzionalizzazione intesa come essere ascoltato in un contesto, giuridico. E in quel momento il minore è inevitabile che senta tutto il peso della responsabilità, barra senso di colpa, al cospetto del o dei genitori che potenzialmente può andare a inevitabilmente colpire senza neanche volerlo. Io dico sempre una cosa, e qui afferisco a quella che è la mia formazione specifica da terapeuta: anche il bambino ha una componente adulta nel suo essere bambino, e quella componente adulta viene fuori tanto nella sincerità quanto nel controllo di ciò che ci viene a dire. Da questo punto di vista, quindi, l'ascolto del minore deve tener conto di una spontaneità che è fatta anche di controllo di ciò che dice. Quel controllo ben ponderato delle parole, va letto come segnale, di, violenza che il minore sta subendo. E attenzione, la violenza non è necessariamente quella squisitamente fisica, che chiaramente è, anche simbolicamente parlando, no, la più drammatica, ma violenza è anche, la ripercussione psicologica di tutta una serie di, criticità che ci possono essere all'interno della famiglia. Cioè, dal mio punto di vista, la violenza che subisce il minore può essere tranquillamente anche la diretta conseguenza della violenza, anche solo psicologica, anche di continua mortificazione che uno dei due genitori può subire dall'altro. Perché se noi diamo per scontato, e ormai tutta la letteratura in materia lo dice da anni, che la famiglia è un sistema, è un modello sistemico, il movimento di un elemento del sistema ha una ripercussione ad effetto domino su tutti gli altri elementi, e come anello terminale, in quanto più debole ovviamente, c'è il minore. Ed io credo che anche in questo caso, l'esperienza dell'avvocato Liboni ci può, dire quante cose poi vengono scoperte, tanto all'interno, dei ricorsi che gli avvocati presentano, tanto all'interno delle procedure stesse, e di come, il minore si ritrova ad essere appunto questo soggetto per il quale noi facciamo un processo, e quando dico per il quale intendo dire a favore del quale, ma che inevitabilmente diventa un perno fondamentale, la cui testimonianza, la cui volontà va fortemente rispettata. Io spesso, da tantissimi anni, mi ritrovo a essere nominata o come curatore speciale o come tutore di minorenni. Ed è una differenza sta nel fatto che laddove il genitore venga decaduto dalla responsabilità genitoriale, la figura diventa quella di tutore che sovraintende alla responsabilità genitoriale. Nel caso in cui Rappresentante proprio del minore. sì, e poi invece sospesa è quella in cui vieni a gestire tutto ciò che attenga alla straordinarietà della vita del minore, come se dovessero chiederti il permesso per far fare al minore delle cose che esulano dall'ordinaria amministrazione. È una funzione che io adoro. Uno, perché amo i bambini, e due, perché in quel momento non mi sento più tanto avvocato, per cui riesco ad avere un ruolo nei confronti dei magistrati, dei servizi sociali, che in alcune occasioni ho spesso litigato e ci litigo anche quando faccio il tutore, il curatore, il giudice Vittoria mi è testimone, perché io cerco sempre di andare oltre, innanzitutto ponendomi nei confronti del minore. Con la serietà che quel ruolo contraddistingue in quel momento la mia figura, per
per far capire loro che hanno un ruolo importante in quel processo e in quel momento possono fidarsi ciecamente di me, che mi faccio portavoce di quelle che possano essere le loro esigenze o anche le loro paure ed insicurezze nell'affrontare il processo stesso. Tant'è che il mio costume è contattarli, se sono più grandi ce li dà il mio contatto WhatsApp, interagire con la casa famiglia. E la cosa più importante è quella anche di dire al minore, ma proprio in maniera diretta, senza fare tanti giri, che se hanno paura di qualcosa o se hanno il timore che qualcosa non possa essere raccontata, di potersi fidare e di poter pensare che non sono loro che devono tutelare il genitore abusante o il genitore abusato, perché il minore molte volte all'interno del processo è come se svolgesse una funzione mitigatrice, cercare di salvare la mamma o il papà che stia subendo in quel momento violenze e dall'altro lato però non arrecare troppo danno al genitore che abbia creato l'abuso o crei l'abuso in famiglia, perché è una funzione di bilanciamento. E io ritengo che molte volte sembra una barbaria quello che dico, quando il minore viene collocato in struttura delle volte è una cosa santa rispetto a delle situazioni gravose. Quando la mamma che subisce l'abuso, viceversa il papà, sono in piena dissonanza cognitiva, quindi non sono neanche in grado di essere genitore di riferimento, è molto più sano che il minore subisca, se così vogliamo dire, questo suo percorso di sostegno psicologico in una struttura che garantisca in quel momento l'imparzialità, che come ho sempre detto, Giulia, tu lo sai, non sono i lager che la gente può pensare che esistano, sono delle persone per bene che mantengono queste strutture con tantissimi ragazzi tirocinanti che spesse volte lo fanno proprio come volontariato per farsi le ossa, ma lo fanno con amore e dedizione, e tanti bambini riescono anche ad uscirne in maniera più serena rispetto al reinserimento nelle dinamiche familiari, perché molte volte, come ha anticipato il giudice, è semplice che la famiglia dei parenti entro il quarto grado venga a rivendicare l'affidamento temporaneo, ma molte volte queste persone sono coloro i quali vengono a prendere in ostaggio il minore per mantenerlo in custodia e ridarlo al genitore che in quel momento non è in grado di esercitare responsabilità genitoriale. Quindi bisogna essere tutti quanti in una rete di solidarietà e di sostegno reciproco, perché, ripeto, soprattutto al tribunale per i minorenni, e lo dico a tante donne che anche vengono da me e molte volte mi sono confrontata anche col giudice a prescindere da cause che riguardassero i giudizi insieme, hanno il terrore del tribunale per i minorenni. Allora, il tribunale per i minorenni non ha la funzione inquisitoria che tutti credano abbia, ha però una funzione indagatoria e istruttoria molto più delicata e pregnante. Pertanto quelle magagne che molte volte non vengono fuori attraverso gli scambi di PEC tra avvocati o attraverso gli studi legali, attraverso il tribunale per i minorenni si arriva molte volte alla verità, che in alcuni casi, che non voglio esagerare, al tribunale per i minorenni la verità processuale talvolta collima con quella reale. Se trovi però magistrati virtuosi, come dice il giudice, perché ne esistono tanti, che sono in grado di andare oltre attraverso il contributo dell'avvocato che in qualità, quando assume la funzione di curatore e tutore, faccia veramente, eserciti quella funzione nell'interesse del minore. Volevo chiedere, la figura del giudice onorario in generale si è sensibilizzata rispetto all'abuso psicologico sul minore e del genitore di riferimento? Sì, allora ci tengo a dire una cosa. Innanzitutto è sempre più frequente questo tipo di processo, cioè il processo che in qualche modo tiene conto non solo della violenza psicologica che subisce il minore in maniera diretta, ma anche e soprattutto della violenza che subisce un genitore, devo dire prevalentemente, statisticamente le madri, però non sono rarissimi i casi in cui capiti anche che siano i padri a subire certe violenze, ma non credo che sia tanto questo importante. D'altra parte voglio dire che la donna purtroppo nella nostra società continui ai noi ad avere come dire, un ruolo purtroppo sempre più denigrato, sempre più
calpestato, soprattutto poi in contesti socioculturali particolari. E questo, voglio dire, purtroppo non stiamo scoprendo nulla, anzi credo che dovremmo fare sempre qualcosina in più per far sì che questo modello cambi. Ma dicevo, spesso il processo è proprio un processo sì a favore del minore, ma anche semplicemente per quello che dicevo prima, perché un genitore subisce un livello di violenza non solo fisica, ma anche e soprattutto psicologica, che, come dicevo prima, inevitabilmente ha una ricaduta sul sistema familiare, perché traduciamolo in termini veramente pratici e meno tecnici e giuridici possibili, va bene? Non è pensabile che un bambino, una bambina che viva in un contesto familiare in cui uno dei due genitori è costantemente vittima di una vessazione psicologica non ne paghi le conseguenze, perché come dicevo prima c'è un effetto domino, cioè quel genitore, per quanto sia e voglia provare ad essere il miglior genitore possibile, inevitabilmente perderà dei colpi nella sana relazione con la prole nel momento in cui è vittima costante di un determinato tipo di atteggiamento vessatorio e violento anche solo dal punto di vista psicologico. Allora io devo dire che questo tipo di ricorsi sono sempre più frequenti. Non so se perché c'è una maggiore sensibilizzazione della giustizia in tal senso, mi auguro di sì, ma vorrei augurarmi che ci fosse anche prima, diciamo. O se probabilmente, questo mi farebbe ancora più piacere pensarlo, c'è una maggiore sensibilizzazione delle persone, prevalentemente le donne, ad andare a denunciare l'atto di violenza psicologica. Ad esempio, una cosa che io sto osservando con molta attenzione negli ultimi anni sono ricorsi fatti da donne straniere, prevalentemente di estrazione culturale e geografica, diciamo così, islamica, va bene, che vengono a denunciare quelle situazioni purtroppo ancora esistenti in cui le loro libertà e le libertà spesso delle figlie femmine purtroppo sono fortemente limitate. Allora a me piace pensare che ci siano due tipi di vettori, uno senz'altro quello della giustizia che comincia a guardare la violenza a tutto tondo, ma mi piace pensare che lo abbia sempre fatto, che almeno fosse sempre nelle sue corde poterlo fare. Soprattutto però la sensibilizzazione dell'utenza, cioè pensare che non va più denunciato solo ed esclusivamente lo schiaffo e tutto ciò che può conseguire lo schiaffo in termini di violenza fisica, ma denunciare ciò che c'è dietro lo schiaffo, cioè una mentalità abusante, maltrattante della persona. Giudice, io la ringrazio infinitamente, ringrazio sempre come sempre anche Antonella, e la inviterei magari per altri interventi più avanti, se ce lo concede. Volentieri, volentieri, grazie a voi, davvero è stata un'occasione credo importante, anche se per pochi minuti, come diceva l'avvocato Liguori, per dare un'immagine di un'autorità giudiziaria che sì, legittimamente nell'immaginario collettivo comprendo possa far paura, possa spaventare, ma che cerca come obiettivo sempre quello di sviluppare un processo che abbia come fine ultimo, se possibile, la ricostituzione sana dei nuclei familiari. Quando questo non è possibile, l'obiettivo diventa la salvaguardia migliore e maggiore possibile del minore, al cospetto di chi, per una serie di problemi che non stiamo qui a giudicare su un piano morale, ma semplicemente giuridico, evidentemente non riesce a dare. Ecco. Grazie mille, allora. Grazie e alla voi, prossima. Davvero. Grazie, Antonella. Grazie a te, Giulia. Grazie, giudice. Arrivederci, grazie.